Bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Ospite della nostra puntata in videocollegamento, lo salutiamo e lo ringraziamo, dovremmo vederlo tra un attimo, è Salvatore Liuzzo, coordinatore provinciale di Italia Viva. Lo abbiamo invitato intanto per cercare di affrontare subito dei temi che egli ha posto nelle ultime settimane, tutte legate un po' al territorio e di grande importanza anche per il significato che rivestono. Per esempio, il fatto che l'Assemblea Territoriale Idrica della provincia di Ragusa è stata potenzialmente commissariata, se avrà esito negativo, un giudizio pendente dinanzi al TAR con udienza fissata il prossimo mese di marzo, ma questo anche sulla base di altre segnalazioni che erano state fatte circa dei fondi perduti per il miglioramento della rete idrica, fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I dati oggetto della segnalazione di Italia Viva sono stati contestati, ma questi soldi sono andati perduti? Allora, direttore, anzitutto la vorrei ringraziare per avermi ospitato e mi dispiace per non essere stato presente da voi in studio, quindi cercherò di riparare la prossima volta. Allora, il presidente dell'ATI in più occasioni e credo anche stamattina ha raccontato insomma, le ragioni della perdita di questi fondi. Addirittura ha detto che in realtà questi fondi sì, si sono persi, però c'era un problema legato, diciamo, al posizionamento, al conteggio. Insomma, mi sembra di ricordare una famosa frase che entrò nella storia della politica quando Bersani perse delle elezioni, non ricordo quali, e disse: "Abbiamo non vinto". In realtà avevamo perso e io facevo parte del PD in quel momento, quindi ricordo benissimo quella storia. La realtà dei fatti è che uno degli obiettivi principali, anzi forse l'obiettivo principale della creazione di Bleacqua SPA come ente gestore di tutto quello che riguarda le risorse idriche, a partire dall'emungimento delle acque per finire alla depurazione, era proprio quello di ottenere, di reperire i fondi del PNRR che rappresentano una grande opportunità e un treno che non passerà più. Bisogna attendere la prossima pandemia, speriamo facendo tutti gli scongiuri che non accada mai più naturalmente. Quella occasione era un'occasione per cercare di in qualche modo riparare il divario, di ridurre il gap che esiste con le altre regioni d'Italia, in particolare con il centro e con il nord. E faccio un esempio, mi perdoni direttore se do un'occhiata, però non posso ricordare tutto a memoria perché ci sono vari documenti che attestano e dimostrano che quello che sto dicendo è assolutamente fondato, perché noi abbiamo la cattiva abitudine, se così si può dire, di leggere i dati e gli atti pubblici. Ovviamente ho qua dei grafici, sono dei grafici che è possibile consultare tranquillamente nel sito del Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell'Energia, quindi è proprio a portata di tutti. Ad esempio, c'era un bando chiamato REACT-EU che serviva a dare una mano d'aiuto a tutte quelle regioni del sud, in particolare Campania, anzi non in particolare, erano per la Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia, proprio per cercare di risolvere l'atavico problema delle perdite idriche, rifacimento quindi delle condotte. Lei consideri che la Sicilia, devo dire che per la prima volta forse, è stata brava, perché la Sicilia è riuscita ad ottenere dei 476 milioni di euro che erano stati messi a disposizione circa il 44%. Quasi tutte le ATI della Sicilia hanno preso una parte di quei fondi, l'ATI di Ragusa no. E tra l'altro, qua non si tratta di graduatoria, cioè proprio l'ATI di Ragusa non esiste, cioè non è presente in questa graduatoria. Andiamo avanti, c'era un'altra finestra che era stata, e mi scuso ancora se leggo, c'era un'altra finestra molto importante che in qualche modo serviva, e questo riguardava appunto tutta l'Italia, serviva
sempre a dare una mano d'aiuto al Meridione, quindi alla Sicilia, per quel che riguarda le condizioni della rete idrica, che sono delle condizioni di assoluta vetustà, non solo, per un ammodernamento anche dal punto di vista tecnologico nella gestione integrata delle acque, posto che per legge e quindi per normativa comunitaria non è più possibile gestire comune per comune in maniera singola tutto quello che riguarda l'acqua nell'alveo della sua filiera, nella sua completezza. Quindi, posto questo, noi in due finestre del PNRR, a quale l'ATI di Ragusa ha partecipato, noi non siamo stati ammessi, cioè qua non c'è un problema di punteggio, quindi di un punteggio che probabilmente il calcolo è stato fatto male, cioè proprio noi risultiamo non ammessi. Quindi queste sono delle risorse fondamentali. E siccome, vado a concludere, quando nei vari consigli comunali, perché è stato fatto un passaggio formale nei consigli comunali per quel che riguarda lo statuto e quindi la nascita di Ble Acque SPA, società per azioni a partecipazione interamente pubblica, la ragione principale che veniva posta ai consiglieri comunali che dovevano esprimersi era proprio quella di reperire fondi del PNRR. E quindi, se l'obiettivo principale è andato, come dire, è fallito, allora io mi chiedo per quale motivo si insiste a dire che abbiamo perso ciò che non abbiamo mai avuto. Questa è stata la spiegazione. Ora ricordo bene, abbiamo perso ciò che non abbiamo mai avuto. Perché cosa vuol dire questa cosa? Abbiamo perso delle possibilità. Stop. Allora se ne prende atto e chi ha dei ruoli dirigenziali o meglio dei ruoli come dire apicali in tutta questa storia tragga le dovute conseguenze. Bene, grazie. Allora fermiamoci qui un attimo, chiarissima l'esposizione, forse ci sono difficoltà di collegamento, quindi se è possibile chiedo risposte molto brevi, perché altrimenti poi l'interlocuzione ci diventa un po' difficile anche da gestire. Allora, chiarissimo, queste due occasioni fallite ricadono nel periodo recente in cui è stata creata questa società in-house, questa società a capitale pubblica che è Ible Acque SpA, voluta dall'ATI idrica territoriale. A maggio, peraltro con una procedura velocissima, tutti i comuni hanno dovuto esprimersi in pochissimi giorni, in 2 o 3 giorni, e quindi anche una lamentela c'è stata rispetto a questa modalità. Ma quando si faceva riferimento per esempio ad altre ATI che invece sono riuscite ad apportare in porto la loro aspettativa di finanziamento, hanno agito con strumenti diversi, hanno agito come ATI, non avevano uno strumento analogo a quello della società in-house. E poi altre polemiche su questa società, per esempio, si sono riversate sul fatto che questo fallimento è avvenuto a fronte del fatto che la società si è dotata proprio per non fallire di un manager pagato 90.000 euro l'anno, che peraltro, siccome è un ex pubblico dipendente in pensione, penso che anche sotto questo profilo, questo rapporto abbia dato adito a profili di criticità e comunque oggetto di controversia. Tutto questo è accaduto perché questi 12 rappresentanti istituzionali dei comuni hanno potuto decidere in piena consapevolezza questo percorso, oppure qualcuno ha forzato la mano e alla fine ci si è trovati di fronte a questo fatto compiuto e oggi insomma cerchiamo di ricostruire ex post. Grazie. Io credo nella buona fede dei sindaci che fanno parte del CDA e che in qualche modo sono stati i promotori poi di Ble Acque SPA. Certo, ci sono stati dei passaggi comunque molto strani, perché io ritengo che ogni consiglio comunale, che rappresenta il massimo consesso civico di ogni comune, bisognerebbe fare un dibattito serio e approfondito e soprattutto bisognerebbe dare ai consiglieri comunali la possibilità di studiare le carte. Non si può convocare un consiglio comunale, questo è avvenuto, mi pare di poter dire dappertutto, praticamente in tutti i comuni, 48 ore prima. Qua stiamo parlando di un mando di 30 anni,
di un bando in cui si parla di più di 2 miliardi di euro nel trentennio, quindi è comunque una questione molto delicata che va approfondita e che impegna il territorio ad una gestione integrata. Quindi io credo che le cose vadano fatte bene e non con tutta questa fretta. Quindi sì, credo che ci sia stata la volontà di fare in fretta per, mi permetto di dire, eludere in qualche modo il pieno controllo dei consigli comunali. Ritengo che molti consiglieri comunali, cioè hanno tutti ovviamente votato in buona fede, così come i sindaci, ma devo dirle che diversi consiglieri comunali che io avevo in qualche modo avvisato, perché ci siamo accorti di quello che stava accadendo, si sono astenuti o hanno votato contro. Ce ne sono stati altri, che adesso si sono resi conto e che mi chiamano per dirmi: ma che cosa ho fatto, cioè cosa ho votato, sempre in buona fede ovviamente, ma come dire, il tempo per decidere era veramente poco, e questo a mio avviso è un fatto molto grave. Poi l'altra domanda qual era, direttore? No, era a proposito anche di questa situazione complessiva in cui ho fatto riferimento al manager, cioè all'amministratore delegato che è retribuito con 90.000 euro l'anno, ma è un pubblico dipendente pensionato, ecco, sostanzialmente. Guardi, anche questo credo che sia un elemento di criticità. Io non ho le competenze necessarie per poter esprimere un giudizio tecnico e soprattutto giuridico sulla legittimità della scelta del dottore Poidomani, che tra l'altro io conosco e dal punto di vista professionale. Non si può che dire che si tratta di un importantissimo professionista, quindi ovviamente non è una polemica, come dire, ad personam o attraverso la quale si mette in dubbio la competenza di nessuno, però pare che ci sia anche questo elemento di criticità. Io spero di no, anche perché mi sembra. Cioè, se ciò fosse vero, mi sembra un'illegittimità macroscopica, a me risulta, e io non sono un giurista, che la legge appunto vieta che un dirigente in pensione possa svolgere ruoli pubblici a titolo oneroso. Poi, se la legge lo consente, questo non spetta a me dirlo. Allora, intanto contro la creazione di questa società in-house c'è stato un ricorso da parte, mi pare, di un privato, un'impresa, Areti SpA, ed è questo oggetto del procedimento pendente che avrà il suo esito al TAR, e se dovesse andare male per lati ci sarà il commissario pronto a venire, Rosario Barresi, ora poi ne parleremo. Ma contestare la società in-house significa concedere il servizio ai privati? No, noi non stiamo contestando la società in-house. Noi, perché è semplice, la ragione è molto semplice. La legge stabilisce, la normativa comunitaria stabilisce che c'è la possibilità di gestire in-house tutta la filiera dell'acqua. Lo stesso vale per quanto riguarda la possibilità della gestione privata. La normativa comunitaria stabilisce dei criteri e quindi delle dinamiche. La possibilità di verificare se il mercato e quindi anche i privati siano in grado di presentare un progetto all'altezza della situazione, tanto che è stata fatta una manifestazione di interesse. Quindi non è nella discrezionalità dei sindaci o del presidente dell'ATI o di Salvo Liuzzo o del direttore di Natale se affidare la gestione al pubblico o al privato. Il problema è come si arriva poi alla decisione finale, ma in realtà non si tratta di una decisione. La normativa comunitaria stabilisce, proprio dal punto di vista tecnico, il percorso che deve portare poi alla decisione migliore per il territorio. Quindi qua non stiamo noi contestando la scelta della gestione pubblica piuttosto che la scelta eventuale del privato. Perché non è una scelta discrezionale, quindi quando si dice che i sindaci hanno deciso per la gestione pubblica, questa è un'inesattezza, per il semplice motivo
che i sindaci e nessun altro, oltre i sindaci, anzi, cioè, sia i sindaci e nessun altro, hanno la possibilità di decidere, perché la norma stabilisce che ci sono dei criteri ben precisi che vanno seguiti. Ora, io non voglio essere ripetitivo, ma il presidente dell'ACI ha detto l'altra volta che probabilmente Liuzzo sperava che un'azienda privata vincesse, come se io avessi dei contatti con delle multinazionali. Io ringrazio il presidente dell'ACI per attribuirmi questi contatti così altolocati, ma non, in realtà non è così. Io la metto sull'ironia, perché questa cosa obiettivamente mi fa un attimo ridere, e le dico, direttore, concludo, se io avessi percepito che al contrario avesse, fosse stata affidata la gestione idrica al privato attraverso una procedura che ritengo abbastanza discutibile, io sarei stato qua a dire la stessa cosa. Io quello che pretendo, da persona che fa politica e da comune cittadino, è che si compia la scelta migliore. Secondo me non è stata compiuta la scelta migliore, perché secondo me non sono stati messi in atto tutti i criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria, che è stata poi, tra l'altro, in qualche modo introdotta nel nostro sistema. Dubbio che è una domanda di trasparenza, di spiegazione, di approfondimento, ma peraltro che nasce anche da un dato oggettivo, che è il fallimento di queste due opportunità, che erano il fine per il quale appunto era stata creata la società in house. Se il mese prossimo il TAR dovesse accogliere il ricorso del privato, dell'impresa privata, a Ragusa, a Lati, arriverebbe un commissario, che è una burocrate molto nota, che è Rosaria Barresi, che peraltro, sia pure come burocrate, è già stata assessore all'agricoltura nella giunta Crocetta, ed è uno dei burocrati più importanti anche della regione, spesso anche al centro dell'attenzione, per esempio quando era capo dell'autorità di gestione dei fondi per il piano rurale, 4 miliardi e mezzo di euro complessivamente gestiti, a un certo punto dovette lasciare, perché c'era un conflitto di interessi patente, in quanto suoi familiari, insomma, avevano presentato domanda nell'ambito di quel bando, e difatti lasciò l'incarico e poi fu spostata, andò ad altri incarichi. Comunque pare che sia una burocrate esperta. Dobbiamo aspettarci che dovrà arrivare lei, oppure magari si risolverà diversamente? Appunto, come ha detto bene lei, direttore, dipende dall'esito della sentenza del TAR. A proposito del commissariamento, volevo fare una precisazione. Il presidente dell'ACI, l'altra volta, in un'intervista che ho avuto modo di vedere, in un altro, di ascoltare in un altro emittente, ha detto che questa storia del commissariamento già si sapeva, perché noi lo abbiamo posto all'attenzione. Io ho fatto una ricerca, e la rete consente di verificarlo. Questa storia non si sapeva, e consideri che io ho trovato il decreto del presidente Schifani, tra l'altro, cioè non è che, quindi sto parlando documenti pubblici, era dal 4 di gennaio, uno dei primi atti del presidente Schifani, firmato dal presidente Schifani, quello del commissariamento. Ovviamente si tratta di un commissariamento sub iudice in attesa della sentenza del TAR. Ora, devo dirle, direttore, che io ovviamente spero sempre che le cose vadano bene, che quindi non ci sia bisogno del commissariamento, e quindi significa che io e altri abbiamo sbagliato. Insomma, cioè, voglio dire, se la giustizia amministrativa deciderà che tutto il percorso che è stato fatto è un percorso giusto, a quel punto amen, ci mancherebbe. Ma devo dirle che, siccome ho avvertito un tentativo di minimizzare questo, diciamo, commissariamento sub iudice, ho scoperto mezz'ora fa circa che, rispetto alla scelta del presidente Schifani, quindi del governo regionale, di commissariare l'ATI della provincia di Ragusa, l'ATI della provincia di Ragusa ha fatto ricorso al TAR contro una scelta del presidente Schifani. Quindi, evidentemente, quel ricorso, o chiedo scusa, quel commissariamento voluto dal presidente Schifani, evidentemente invece ha un peso non indifferente,
sebbene sia subiudice, altrimenti l'ATI non avrebbe fatto ricorso al TAR contro il commissariamento del presidente Schifani. Quindi dobbiamo dire le cose come stanno. È un commissariamento, è subiudice, naturalmente bisogna vedere cosa dirà e quindi attendere l'esito della giustizia amministrativa, del giudice amministrativo, però comunque sempre di commissariamento si tratta. Se vogliamo fare un paragone calcistico, possiamo dire che, diciamo così, la Regione ha in qualche modo ammonito l'ATI di Ragusa, e quindi attendiamo Chiaro, l'esito finale. chiaro. Quindi un TAR deciderà se accogliere un ricorso di un privato, se l'accoglierà scatterà un commissariamento che nel frattempo è oggetto di impugnazione, cioè da parte dell'ATI. Insomma, devo dire, non è un bel vedere, no? Sul piano anche della funzionalità istituzionale e amministrativa. E brevemente, tra le iniziative più recenti nel campo della segnalazione pubblica come soggetto politico da parte di Italia Viva in provincia di Ragusa, ci sono, per esempio, ne prendo solo due, visto che poi non abbiamo molto tempo per approfondire, due rapidi cenni: il problema del caro energia e il problema della chiusura della residenza sanitaria assistenziale di Comiso. Due brevi flash. Il tema dei rincari, soprattutto per quel che riguarda l'energia, è un tema che tra l'altro ci vede attivi sin da quando c'era il governo Draghi. Ricordo che in un'assemblea regionale di Italia Viva io andai con un ordine del giorno per chiedere ai deputati del mio partito di intervenire per cercare di ridurre le accise e portare in quell'assemblea, come dire, una sorta di proposta che consentiva di abbassare le accise senza scostamento di bilancio, perché poi il vero problema è questo. E devo dire che a suo tempo questa procedura andò in porto. Ora, io non mi voglio prendere i meriti delle decisioni del governo regionale, però sto raccontando semplicemente la verità. Questo tema è un tema comunque cogente, anche perché quando il nuovo governo si è insediato, il governo Meloni, non si è mosso, secondo me, abbastanza velocemente. Capisco che la coperta è corta, però l'aumento il ritorno delle accise ai livelli precedenti alle misure del governo Draghi sicuramente ha creato delle difficoltà importanti, tant'è che oggi troviamo i carburanti al 1,90 al litro, cioè cifre allucinanti, e questo è un problema grosso per le famiglie, per i consumatori, ma soprattutto, mi permetto di dire, per le imprese, per tutti coloro che utilizzano i mezzi per il lavoro, per gli autotrasportatori. È veramente Siamo un avanti. dramma. Quindi abbiamo. Posso, direttore? Sì, prego, prego. Ecco, invitavo soltanto a concludere anche sull'altro discorso. Chiarissimo il discorso sull'energia, sì. E noi quindi abbiamo riposto di nuovo il problema, chiedendo al governo Meloni di ridurre le accise. Quindi abbiamo dato un piccolo contributo. E l'altra cosa, mi viene detto che l'RSA di Comiso, questo è successo mi pare a fine dicembre, se non ricordo male, mi viene detto che l'RSA è stato chiuso. Vado là a verificare, effettivamente era chiuso, non c'era nemmeno un cartello che avvisasse diciamo, gli utenti. Quindi nel frattempo faccio una diretta per chiedere spiegazioni utilizzando lo strumento dei social e arrivano due utenti che avevano una visita prenotata e non hanno potuto, cioè non sono potuti entrare. Quindi io in diretta ho detto: guardate, fate il giro dall'altra parte, dal punto soccorso, perché ora non si chiude una struttura così. Pare che ci siano stati dei problemi, in asse hanno riscontrato dei problemi legati a delle infiltrazioni dell'acqua. Devo dire e sono contento che grazie anche alla nostra segnalazione si è fatta abbastanza in fretta, anche se i lavori devono essere ancora completati e quindi solo un'ala dell'RSA mi risulta è diciamo agibile. La cosa strana e grave, e concludo poi, è che quest'opera è stata inaugurata nel 2012, quindi sono passati 10 anni. E già è un colabrodo. Questo mi sembra molto strano e mi sembra soprattutto molto grave.
Bene, allora ci sarebbero tanti temi da affrontare, purtroppo non abbiamo il tempo e peraltro il videocollegamento purtroppo per ragioni tecniche non è in questo caso di grande efficienza e qualità, quindi non ci aiuta a dialogare in maniera rapida. Allora, in un minuto finale un tema politico generale, siamo nell'imminenza di una importante tornata amministrativa, ora tralasciando le regionali tra Lombardia e Lazio, poi ad aprile ci sarà il Friuli Venezia Giulia e il Molise, concentriamoci sulla Sicilia anche se in un contesto nel quale complessivamente in Italia si voterà in 782 comuni, 129 in Sicilia con 4 capoluoghi di provincia. 18 in totale i capoluoghi di provincia in Italia, con un capoluogo di regione, in Sicilia, Siracusa, Ragusa, Catania, Trapani. Italia Viva che ruolo vorrà giocare in queste elezioni amministrative? E in particolare glielo chiedo anche con riferimento alla provincia di Ragusa, dove si voterà Ragusa, Comiso, Modica e Acate. Direttore, noi siamo alla finestra e stiamo ad osservare quello che succede nel territorio. L'unica cosa che sono in grado di poter dire è questo: noi in questi anni abbiamo prodotto, da quando Italia Viva è nata, un lavoro discreto, mi permetto di dire. Qualcuno dice che avete fatto un grande lavoro, abbiamo comunque fatto politica a buoni livelli, con continuità, siamo riusciti a radicarci un po' dappertutto nei vari comuni della provincia. Quello che posso dirle è che noi vogliamo giocare naturalmente un ruolo da protagonisti e in tutte le varie realtà ovviamente l'obiettivo è quello di vincere, di entrare nel governo delle varie città. E dare il nostro contributo di idee anche di persone che vorranno mettersi a disposizione della cosa pubblica. E diciamo che, come è avvenuto ultimamente per le regionali, non è facile poter definire o dire adesso quello che accadrà. Le ricordo che alle regionali addirittura ci sono stati deputati che 20 giorni prima delle elezioni non sapevano in quale partito dovevano candidarsi. Quindi oggi la politica cambia da un giorno all'altro e quindi bisogna un attimino stare attenti e osservare attentamente prima di compiere qualsiasi scelta, perché stiamo parlando dei cittadini, dei comuni, della cosa pubblica e quindi sono temi su cui non si può scherzare e sui quali bisogna decidere con una certa attenzione. Bene, grazie. Avremo modo di approfondire questi temi, magari la prossima volta, possibilmente in studio, così magari sarà anche più semplice, più agevole, sviluppare un dialogo, cioè il più consapevole possibile. Almeno siamo stati un po' sfortunati con questo collegamento adesso, però complessivamente i temi più urgenti li abbiamo posti, quindi le do appuntamento a breve scadenza. Intanto la ringrazio, ringrazio quanti ci hanno seguiti e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni. Yeah.